Ciao ragazzi, io vado in mountain bike. Amici, amici appassionati di moto e di moto mondiale, torna finalmente dopo GP in mountain bike. Ritorniamo alla grandissima con un tre volte campione del mondo. Due volte in 125, una volta in 250. Eccomi qua. Ciao Loris. Beh. Grazie. Per un anno l'ho inseguito, poi un po' problemi io, problemi tu, un po' la neve. Finalmente siamo, ci siamo qua. Siamo in mountain bike, ragazzi, ha detto che mi porta in un posto che mi fa pagare tutto quello che gli ho fatto pagare da giornalista quando lo seguivo, che lui faceva il pilota. Quindi difficile che si torna a casa questa sera. Ecco, mi fai capottare. No, andiamo piano, posti stupendi qua. Grande Loris, grazie. Dopo GP mountain bike. Ciao. Chi smette di correre, sì, mi dice sempre che uno dei problemi è che non trova più niente che gli dà la stessa adrenalina di quando corre in moto. È vero. È così anche per te. È vero, però vedi che noi alla fine facciamo tutto ciò che è estremo. Questo lo capisco fra poco. No, perché comunque devi andare a cercare l'adrenalina da qualche altra parte. Ma quella lì a te ti è mancata però quando hai smesso? Beh sì, assolutamente sì. Però io vedi, vado in moto sempre, faccio trial estremo, quindi trovi adrenalina quando vai in dei posti che ce la faccio o non ce la faccio, provo o non provo. Tutto è. Ecco, perché te è un'altra cosa, uno degli aspetti positivi che mi ha sempre colpito in te, che tu non hai mai avuto rimorsi, almeno apparentemente, quando hai smesso. Cioè tanti tuoi colleghi tornano, ritornano, fanno, brigano. Nello sport, quando tu arrivi a un certo punto della tua carriera, devi essere consapevole di quello che vuoi fare. E quando prendi una decisione così importante, devi pensarci 10 volte. Sì, però non io tanti. Non ho assolutamente mai avuto rimorso, mai. No, infatti questo è un altro degli aspetti belli tuoi. Allora, se senti invece? Sì. Allora, ho letto con grande interesse il tuo libro, che ricordiamo come si chiama? La mia vita senza paura. Perché tutto l'incasso va in beneficenza, giusto? Giusto. Quindi, ragazzi, compratelo. Facciamo del bene a qualcun altro che ne ha bisogno. Dai. Esatto. Ti dico che la parte che mi ha colpito di più, forse perché la conoscevo meno, è quella della tua infanzia, di quando eri ragazzino, di tutti questi giri con i motorini, con le moto che comprovate, insomma con tua madre, tuo padre. Ma è bellissima, una storia bellissima. Io e mio fratello abbiamo sempre fatto veramente un disastro con tutti questi motorini, risparmiare due soldini per comprarlo. L'altro demolitore vicino a noi era il nostro concessionario. Ah, bello, ma ascolta, adesso però la domanda che volevo farti è da papà. Io sono papà e sei papà tu. Giusto. Tu a tuo figlio faresti fare quello che hai fatto tu da ragazzino, che io faccio fatica, dico la verità. È difficile, vero? È molto difficile. Sarei forse bugiardo a dire sì. Probabilmente io ho vissuto tutto in prima persona. I sacrifici dei miei, tutto quello che mi è capitato. E quindi forse no. Cioè sai com'è? Non lo farei. E quindi voglio dire, però in un certo senso anche... È egoismo questo, Ma lo so, ma io sono come te. Però... E in un certo senso a me mi fanno ammirare ancora di più i miei genitori, e nel tuo caso i tuoi, o no? Assolutamente sì. Sono stati veramente coraggiosi. Cioè esatto, come fa... Boh, è dura, è difficile. Loro hanno praticamente rischiato la loro vita finanziaria per me. Vabbè, per te poi sì. Oltretutto c'è anche quell'aspetto lì. Adesso comincia il tosto, per me siamo già al limite. No, questa! Come ride! Ma fa ridere! Dai Giovanni! Questi sono pazzi! Mi hanno detto che questa è la parte facile! Dai! Mi hanno detto che questa è la parte facile! Tipo allora, adesso faccio il giornalista nella vita, vai, santa. Vai. No, io rompi i coglioni da dietro. No, vai, cado sicuro, vai. No! Vai, con vergogna, mi imbarazzo.
Oh, tu sei capirossi, io sono già. Ma lo sai che Loris per un anno non mi ha parlato, È vero o no? È vero. Però, ecco, un altro grandissimo pregio che hai, Loris, è che comunque non hai rancore per nessuno, nemmeno per me. No. Il rancore è una di quelle cose bruttissime, secondo me. Il rancore ti fa stare male. E cosa serve? Non ti dà nessun vantaggio. Allora, dietro di me, ragazzi, c'è Loris Capirossi. Tra i mondiali, il pilota più coraggioso del mondiale non riesce a superarmi. Questa è la verità. Eccolo. Oh, sai che noi non devi mai sfidarci. Eccolo. Mai sfidare un pilota o un ex pilota. Mai. Ma tu, Loris, sei stato il pilota più coraggioso del mondiale, secondo te? No. Oh. Chi c'è più coraggioso di te? Tutti. È pieno? No, dai, no, sinceramente. Non lo so, ma non sono stato coraggioso. Ho sempre interpretato nel modo migliore quello che potevo fare. Ho fatto il pilota per 26 anni della mia vita. Fine 2011, perché ho cominciato a lavorare a Valencia nel 2011. Per Dorna e per eccetera. E ti assicuro che la pressione che abbiamo e gli impegni sono tanti. L'anno scorso ho preso 84 voli. Porca miseria. Nella stagione. In certi momenti abbiamo io e Franco sulle spalle un peso importante, dobbiamo prendere decisioni importanti. Però la vita del pilota è molto più difficile di quella di uno che lavora. Dal punto di vista, cioè, dello stress, la fatica, l'impegno, è dura, è durissima. Quindi, cioè, tu metti il pilota comunque al primo posto. Per me è il lavoro più difficile. Però anche come soddisfazione, ovviamente. Come gratificazione, come tutto. Dall'assoluto, se sei un vincente, voglio dire, ti rendi realmente conto che ti senti in certi momenti della carriera, ti senti anche in cima al mondo. Però hai detto se sei un vincente, cioè secondo te un pilota che non vince mai è dura, è durissima. È dura, perché comunque le sue ambizioni sono le stesse di un vincente, la sua voglia è la stessa, il suo impegno è lo stesso, ma i risultati non c'è. Sono diverse. Lui lo vive in modo totalmente diverso e non vive quelle situazioni, quelle sensazioni che si vivono poche volte nella vita. Dovizioso, che è esploso a 29 anni, insomma. Te lo aspettavi prima di tutto e poi molti dicono, è impossibile che un pilota esploda così, vuol dire che la moto è nettamente superiore a tutti. Io voglio bene Andrea perché è un ragazzo fenomenale, che ha tanto talento, un romagnolo vicino dove abitavo io, dove sono nato io, e si sta meritando realmente tutto. Secondo me negli ultimi 3 anni, specialmente, ha dimostrato anche un carattere diverso da quello che lui aveva dimostrato in tutti gli anni precedenti della sua carriera. Adesso è un combattente, è uno che non si tira mai indietro, è uno che ci prova, quindi fa anche gli errori e sta stupendo veramente tutti. Quest'anno sarà un anno importante per lui, anche se secondo me la Ducati, almeno alla fine della passata stagione, secondo me era una delle moto migliori. Era forse la migliore. E lui può confermarlo perché è una persona intelligente. Esatto, sì. E vediamo come partirà quest'anno, ma secondo me sarà comunque competitivo, perché anche alla fine degli ultimi test Danilo è stato il più veloce a Jerez, in giro, capito? Quindi non è stato il più veloce, ma era lì davanti. Comunque, vediamo. Ma Marquez è mostruoso? È un altro livello. Marquez ha realmente spostato l'alticella verso l'alto. Sì. Ha portato al moto mondiale un cambiamento radicale nello stile di guida, e lui è stato uno dei primi a guidare in quel modo e ne sta portando altri, perché il fatto che lui tante volte si salva da cadute sicure, secondo me è una di quelle situazioni che fra un po' di anni lo faranno in tanti. Ma tu dici è imitabile uno come Marquez? No, allora non da tutti. È imitabile, ma non da tutti. Però se tu noti, tanti cercano di salvare la caduta come ha fatto lui, come fa lui. Poi che ci riescono o no, è un'altra roba. Però secondo me la vedo come una roba un po' rischiosa. Non per Marquez, ma per gli altri. Lì apri una parentesi infinita. Perché poi, allora puoi mettere in esempio 1000 incidenti. Sì, certo. Sai, c'è anche una buona dose di fatalità in quello che capita in pista. Perché tu non sei mai padrone realmente di capire dove va a finire la moto. Lui certo, con quel sistema cerca di riportarla in pista sempre, di farla girare. Il problema è se riesce a rimetterla dritta, va bene, e quando non ci riesce che c'è il problema, può certo essere più problematico. Com'è? C'è? Sono a pezzi, ragazzi. Cosa? E molto preoccupato soprattutto. No, adesso qua è bellissimo, molto. Beh, sì, bello, vai avanti. No, questo sì. Capirò se ti odio. Dai!
C'ho sta magna le calcagne, mi sta spingendo. Dai Lolis, vai, sei fermo. Ecco, appena l'ho detto. Ascolta Lolis, invece voglio chiederti questo, che noi critichiamo sempre tanto l'operato della race direction. Puoi parlare o non puoi parlare? Dipende da chiedi. No, tipo, Gran Premio d'Argentina 2018, almeno da fuori sembra che sia stato sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Secondo me è stato già parlato parecchie volte di quello che è successo, no, in Argentina. Adesso allora, non voglio parlare di quello, vorrei che tu ci spiegassi cosa succede là dentro. In Argentina, al di là di quello che è successo con Marquez, qui c'è stato senza dubbio un errore da parte del marshal di turno che l'ha fatto tornare in posizione. Per tutto il resto, secondo me, è stato seguito il regolamento per filo e per segno. Marquez, quello che ha fatto, non ha fatto, comunque è stato penalizzato, è stato dato un right-through. Sì, sì, ma adesso non era per il discorso... No, sulla partenza. Sì, sulla partenza, però, come ti ho detto, lì c'è stato effettivamente un errore da parte del marshal che gli ha dato la possibilità di tornare nella sua posizione. Però perché da fuori si ha sempre la sensazione, magari è una sensazione sbagliata, però che succede sempre qualcosa che non funziona bene. Secondo me non è così, dipende dal punto di vista. Il problema è che gestire una direzione gara... Volevo capire quanto è complicato. È molto complicato, soprattutto perché i tempi di reazione sono come un giro veloce, nel senso tu devi decidere al volo e logicamente il regolamento ha 500 pagine e non è che te lo ricordi tutte le pagine, quindi certe situazioni vanno gestite nel momento e secondo me gli errori non ne sono mai stati fatti. Poi, come dicevi, quello... Sì, no, adesso quello è l'esempio eclatante, certo. Gli errori, secondo me, non ne sono stati fatti. È sempre stato ponderato tutto molto bene. Ma adesso con l'arrivo di Spencer nella... Allora, questo è un punto un po' diverso. È diverso, esatto. Gara, perché la direzione gara gestisce tutto ciò che è la direzione gara, decide di fermare la pista, è pericolosa o non pericolosa. Per quanto riguarda le penalizzazioni, ci sono questi steward della FIM. Che ci sono dal 2016, giusto? Vivono il Gran Premio all'interno di una stanza con tutti i monitor, tutto quello che succede, e gestiscono... Distaccati da voi. Distaccati da noi. E loro gestiscono tutte le penalizzazioni, contatti, non contatti, sorpassi pericolosi, non sorpassi pericolosi. Secondo me sono un gruppo, a parte Freddy, noi siamo stati con lui a Valencia, tutti i 4 giorni del Gran Premio. È molto intelligente perché comunque è stato in direzione di gara con noi, sono successi tanti fatti. Tanti fatti, lui ha sempre dato la sua versione, ha chiesto a noi, ai giudici, agli steward cosa ne pensavano. Non è uno diretto, arrivo, sono Freddy Spencer, decido io, no. Poi gli altri due hanno esperienza, tanti anni che ci sono, secondo me sono competenti. Loro parlano con i piloti, quando succede qualcosa li chiamano entrambi e sentono l'opinione di entrambi, perché tante volte possono sembrare sorpassi o non sorpassi pericolosi. Poi quando hai i due diretti interessati a confronto, cambia perché dicono: no, hai ragione, non è così, va bene, capito? Poi quando tra loro dicono, si stringono la mano, va bene, non, va bene uguale, non è successo, non mi aspettavo che era così, boh, non è inutile fare, capito, casino di tutto quello che succede. È chiaro che al di fuori il vostro lavoro è quello di far polemica su qualsiasi occasione. Non sempre, però a volte ti viene, è logico che poi è facile stando là e dire... Però io dico che adesso sto vivendo dalla vostra parte, più che dalla parte di pilota, e mi rendo conto che tante situazioni non sono facilissime da gestire. Chiaro, però secondo me l'operato della direzione a gara attuale, secondo me, è ottimo. Vai Lolis, ma un po' più forte però adesso, Bisogna rendersi assolutamente conto che il fulcro di tutto sono i piloti. E no, noi ma è giustamente. Siamo un contorno. Cioè il pilota è tutto. Poi, quando tu hai l'umiltà di renderti conto, nel momento che ti togli il casco dalla testa, diventi una persona normale. Devi essere consapevole di quello. Tanti non se ne rendono conto mai. Ma quello soprattutto i ragazzini, però, mi sembra, uno. No? Ma anche tanti adulti. La super figata della bici a pila che ti permette di fare dei giri bellissimi anche se non sei super allenato, perché avendo la possibilità di sfruttare il motore elettrico vai... Sì, infatti tanti dicono una roba da pensionato, invece altro che da pensionato. No, secondo me io ho scoperto realmente un altro mondo che mi ha dato la possibilità di divertirmi come prima quando ero super allenato, invece adesso mi alleno poco e mi diverto uguale a prima, forse di più. Lolis,
Grazie, mi hai fatto divertire moltissimo, sono stato un po' una zavola. No, sei stato bravissimo, sei stato bravissimo. Dai. Poi le immagini parleranno chiaro. È buono, Loris Capriosi è un buono, anche questa è la dimostra. Grazie Loris, dopo GP mountain bike. Ciao ragazzi.